Anche gli intellettuali, e in particolare quelli cattolici, possono fare molto per costruire una nuova cultura della vita umana. È l'esortazione dell'Evangelium Vitae, l'enciclica di San Giovanni Paolo II del 25 marzo 1995, dedicata al valore e all'inviolabilità dell'esistenza umana. Se ne è parlato al seminario Enciclica Evangelium Vitae 20 anni dopo, organizzato all'Università LUMSA di Roma dalla Pontificia Accademia per la Vita, il presidente Monsignor Ignazio Carrasco De Paola. Il lavoro su questa enciclica comincia sotto un titolo molto significativo, che era Le minacce contro la vita umana, diciamo nel 1990, in quella decada dell'anno, che erano già tantissime. Diciamo che anche molto legato a questa enciclica, la diffusione di un'espressione che oggi continua a usarsi molto, e che l'impiegò per la prima volta Giovanni Paolo II quando iniziò a affrontare questo tema, no? Che è l'espressione cultura della morte. 20 anni dopo, Papa Francesco parla di cultura dello scarto, aborto, eutanasia, ma anche fame, povertà ed esclusione sociale generate da uno sviluppo senza regole. Alla crisi morale in atto è direttamente collegata la crisi ecologica denunciata nell'enciclica Laudato Si, ancora Monsignor Carrasco De Paola. Il punto di unione tra le due cose è l'uomo. Cioè, in altri termini, possiamo dire anche la questione antropologica, no? Che ruolo ha l'uomo, come si adatta, come risponde, come si muove, come progetta, per quanto riguarda il luogo dove è stato messo, no? ad abitare, a vivere. No? Credo che questo sia il punto che li tiene strettamente legato. No? La protagonista, l'attore principale, senz'altro lo sarà sempre così. L'uomo o la persona umana è un altro modo di sottolineare, no? la rilevanza antropologica di queste questioni. No? La prospettiva umana dell'Evangelium Vitae torna dunque nella Laudato Si. Teodora Rossi, docente di teologia morale alla Pontificia Università San Tommaso d'Aquino. Troviamo sicuramente tutto il magistero di Giovanni Paolo II, anche di Benedetto XVI e naturalmente di Papa Francesco, questa idea che la crisi ecologica non sia una parte, una porzione che possa essere risolta da competenze tecniche, ma che sia legata, che sia un segno di una crisi antropologica più vasta che va indirizzata con urgenza. Questo è molto chiaro nella consapevolezza di tutto il magistero recente. Mi piace immaginare, se posso esprimermi con una metafora tratta dai trascendentali filosofici, mi piace pensare alla continuità di insegnamento degli ultimi pontefici in questi termini. Giovanni Paolo II ci ha consegnato un magistero del vero, Benedetto XVI un magistero del bene e Papa Francesco un magistero del bello, ma sono ottiche distinte ma su un medesimo oggetto, che ha al centro l'essere umano.